il momento di andare a Parma a provare l'auto intelligente del futuro. Apparentemente è uguale a tutte le altre, ma in verità è completamente automatizzata. Il servizio è di Paolo Dell'Oca. A prima vista, l'automobile che vediamo sembra una comune berlina, ma guardandola più da vicino scopriamo dei sensori, delle mini telecamere ed altre strumentazioni un po' strane. In effetti, la BRAVE, acronimo inglese che sta per veicolo intelligente, è dotato di 10 telecamere, 20 apparecchiature laser, il GPS ed un sistema di guida automatica. È una vettura con un comune motore a benzina. La si conduce come una qualsiasi altra automobile, anzi meglio, in quanto è dotata di numerosi accorgimenti che facilitano la guida. Ad esempio, la mini telecamera posta nello specchietto retrovisore elimina l'angolo cieco. Un altro sistema definisce la carreggiata e avverte il conducente nel caso in cui vengano superate le linee di demarcazione per disattenzione o per un colpo di sonno. In caso di guida automatica, la BRAVE è in grado di identificare un pedone sbucato all'improvviso sulla strada e di frenare in tempo, una reazione davvero rapida. L'obiettivo finale è quello di avere un veicolo che è capace di percepire l'ambiente e muoversi in modo automatico. Poi ci sono obiettivi intermedi, che sono quelli di riuscire ad avere un veicolo capace di percepire e di aiutare il guidatore. Quindi non solo l'automatismo completo, ma anche un automatismo parziale per dare una mano al guidatore che comunque è ancora sul veicolo. Tornando a bordo della BRAVE, scopriamo una di queste funzioni. Questo è il sistema che si chiama Stop and Go. Il veicolo riesce a localizzare il veicolo davanti grazie a delle telecamere e dei laser scanner. Vede il veicolo davanti, calcola la sua velocità, calcola la nostra distanza e si mantiene a una distanza di sicurezza e accelera e frena a seconda dell'andamento del veicolo di fronte. Pensate che sia un trucco? Ecco una prova inconfutabile. Questo dimostra che il veicolo adesso sta assolutamente controllando l'accelerazione, il freno e il volante, appunto non c'è nessuno a bordo nel posto del guidatore, come vedete sta anche sterzando e seguendo esattamente il comportamento del veicolo davanti. Imprigionati nel traffico cittadino, spesso trovare un parcheggio è un'impresa ardua. Anche in questo caso, la tecnologia messa a punto dagli ingegneri dell'Università di Parma aiuta chi è alla guida. Dà lo spazio esatto tra un veicolo e l'altro, vede come sono posizionati i veicoli e quindi dà una informazione molto precisa al calcolatore di bordo e poi dopo, volendo, si può fare la manovra automatica. Però adesso i sistemi che sono in commercio sono basati su sensori molto più grossolani. Riescono a sentire la presenza dei veicoli, ma non con una grossa precisione. Invece con una telecamera, come in questo caso, si ha una precisione molto elevata. Certo, rimane ancora da sciogliere il nodo della responsabilità giuridica nel caso in cui si abbia un incidente con un'automobile intelligente come questa. Nel frattempo, gli ingegneri del VisLab, Artificial Vision and Intelligence System Laboratory, dell'Università di Padova, stanno preparando un viaggio di collaudo che li dovrebbe portare fino a Shanghai, senza dover mettere mano al volante. Vogliamo cercare di mettere sotto stress i sistemi che abbiamo sviluppato con un test in automatico, di guida in automatico, per un lungo periodo, quindi sia lungo periodo temporale. Vorremmo stare via, diciamo, un certo numero di mesi, testare gli algoritmi e i sensori. Vorremmo infatti testare questi sistemi in condizioni ambientali diverse, quindi non solo ad esempio intorno a Parma o in Italia, ma anche andare in altri stati con altre situazioni di traffico, sia meteorologiche, sia di ambiente, quindi ambientazione del tipo strade di montagna, strade di collina, in pianura, magari col sole basso, sole alto, pioggia.
Per il momento Brave si gode le luci di Roma, in attesa di due sorelle, questa volta elettriche, pronte a macinare in automatico i 13.000 chilometri che separano la capitale d'Italia dalla megalopoli cinese.